Ciao, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi parlerò di Kingsman Secret Service, film recentemente uscito al cinema. Dunque, prima di parlare del film, faccio una brevissima introduzione. I miei iscritti sono cresciuti moltissimo. Ti ringrazio tantissimo per il supporto, non pensavo che sarei arrivata a quota all'incirca 400. Davvero, appunto, i ringraziamenti sono d'obbligo e un ringraziamento particolare va a Leda, delle pagine di Leda, di cui ti ho già parlato in video precedenti e di cui ovviamente ti lascio il canale in descrizione, che ha speso per me davvero delle parole bellissime. Quindi ringrazio sia per le parole che ha speso, sia per il fatto appunto che grazie a lei sono riuscita ad avere altri iscritti. Quindi grazie e grazie appunto del supporto che mi stai dando di essere finito su questo video in qualche modo. Dunque, oggi mi ricollego a un video che avevo già fatto qualche tempo fa, cioè i film più attesi della stagione. Avevo citato 6 film che io aspettavo in maniera particolare, facendo presente un po' il perché e il per come, insomma. Oggi ti parlo di uno di questi film, che è l'unico che è già uscito nelle sale. Si tratta di Kingsman Secret Service, film che intuitivamente è uscito in quest'anno, nello specifico a partire dal 25 di febbraio, se non mi ricordo male. Io sono andata a vederlo al cinema qualche giorno fa. Dunque, Kingsman Secret Service è un film che è tratto da un fumetto. Fumetto scritto da Millar e Gibbons, che sono già notissimi nel panorama del fumetto. Millar lo potresti ricordare in particolare per Kick-Ass, invece Gibbons lo potresti ricordare in maniera particolare per i disegni di Watchmen. Dunque, fumetto del 2012, fra il 2012 e il 2013, che conta 6 volumini. Quindi in realtà non c'è tutta questa storia da sviluppare. Nel film si presenta però molto bene. Tra parentesi, il fumetto, se ti interessasse, è reperibile nella versione originale inglese, che costa un pochino meno, ma ovviamente anche nell'edizione italiana, uscita mi pare proprio a febbraio per Panini Comics. Ti lascio ovviamente le informazioni in descrizione qualora trovassi qualcosa di più preciso. Comunque, dal fumetto è stato tratto questo film, per cui fra l'altro si parla già di sequel. In realtà penso che mi farebbe piacere, non vedo cosa ci sia da sviluppare ancora, ma comunque sono dei soggetti che si prestano abbastanza anche a una serie, ecco. Dunque, la trama in soldoni è questa. L'agenzia Kingsman è un'agenzia di intelligence che si maschera, diciamo, dietro ha una facciata molto comune in realtà in Inghilterra, che è quella dell'ambito sartoriale. I Kingsmen non sono dei sarti, diciamo, a caso o per la grande diffusione, ma sono dei sarti che confezionano abiti su misura in particolare. Si tratta quindi di abiti di un certo taglio, come dire, a cui si aggiungono accessori particolari quali ombrelli, bastoni da passeggio, insomma la classica divisa del gentleman inglese. Dunque, i Kingsman in realtà, come dicevo, sono un'agenzia di intelligence, spie addestratissime che si trovano a intervenire nei momenti più impensati, soprattutto per quanto riguarda l'Inghilterra, ma anche in realtà in ambito mondiale. Quando uno di questi ruoli è vacante, quindi quando una delle spie per qualche motivo non c'è più, ecco, si va a sostituirla con un meccanismo di selezione che non ha niente a che invidiare ad Hunger Games e compagnia cantante. Praticamente si arriva a candidato migliore che sostituirà il posto che era ormai vacante e farà, come dire, parte del nuovo organico dei Kingsman stessi. Kingsman che hanno abbastanza ironicamente ognuno un soprannome preso dalla mitologia relativa ai Cavalieri della Tavola Rotonda, diciamo così. Ok, il protagonista principale è Colin Firth, che è uno dei Kingsman che si trova ad addestrare una delle nuove possibili reclute, ecco. Dunque, innanzitutto Colin Firth non mi ha deluso minimamente, ruolo piuttosto ironico, non mi interessa quante controfigure siano state necessarie per fare questo film, mi è proprio piaciuto, mi ha convinta, e negli altri interpreti possiamo citarne alcuni dei più noti. Dunque, Samuel L. Jackson interpreta l'antagonista, il nemico, diciamo, della faccenda, che è ovviamente l'attore che potresti aver conosciuto per la maggior parte dei film d'azione dell'ultima decade, diciamo, ma che ultimamente sta interpretando Nick Fury negli Avengers, per capirsi di chi stiamo parlando. Interpreta un ruolo assolutamente odiabile, io penso, che appunto è uno di quei classici antagonisti che vogliono far fuori il mondo, in poche parole. Non mi è piaciuto minimamente come personaggio. L'interpretazione di Samuel Jackson è abbastanza in linea con le sue ultime interpretazioni, ecco. Gli altri notabili, dunque,
a interpretare Lancillotto, quindi uno dei Kingsmen, troviamo un attore che io ho apprezzato nelle due stagioni di Smash. Serie televisiva che ti consiglio nel caso tu fossi un appassionato di musical, come dire. L'ho visto in Pirati dei Caraibi, che è dalla parte, diciamo, della marina inglese, ecco. E infine l'ho visto in I Rover the Rock, film che io consiglierò finché morte non sopraggiunga, praticamente. È Jack Davenport, qualcosa del genere, e mi è piaciuto, nonostante il suo ruolo non sia così predominante, ecco, mi è piaciuta la sua interpretazione. Poi abbiamo sicuramente altri due nomi da tirar fuori. Uno, lo so che ha fatto tante interpretazioni, è noto per un sacco di ruoli, io lo ricorderò, penso, per molto molto tempo come Alfred nelle ultime trasposizioni di Batman. Protagonista qua praticamente nel ruolo di uno dei Kingsmen, appunto, Artù nello specifico, lui è come al solito piacevole da guardare, devo dire. L'ultimo attore che ti vado a citare è Mark Strong. Mark Strong l'ho visto in diverse cose, per esempio ha interpretato Sinestro. In realtà negli ultimi tempi, proprio nell'ultimo periodo, l'ho visto in The Imitation Game, film che però la cronaca mi è piaciuto molto. Quindi, altro interprete che conoscevo già e che si distingue anche in questo caso, anche per un cipiglio un pochino più ironico forse. Dunque, nel complesso, gli interpreti sono gradevoli, la trama anche. Cosa posso dirti di questo film senza fare come al solito particolari spoiler? Dunque, si vede che è preso da un fumetto, è un pochino grottesco, come dire, il taglio c'è tutto. Devo dire questo, se devo fare una critica a questo film risulta un pochino sconnesso in alcuni punti, cioè ci sono alcune scene, alcuni archi narrativi, se così si può dire, per quanto sia un film piuttosto breve, dura circa un'ora e mezza, che non si armonizzano tanto fra loro, cioè voglio dire, c'è una scena in un certo posto, improvvisamente c'è un taglio e siamo in tutt'altro posto. Non lo so, questo forse è un pochino un difetto. Altra cosa, la colonna sonora che ho riascoltato adesso su Spotify per avere un minimo di elementi per fare questo video non mi ha colpito particolarmente, è una di quelle colonne sonore che, come dire, vanno molto in secondo piano rispetto al film, secondo me, non integrano in maniera particolare le scene. Una è la canzone che comunque spicca fra quelle della colonna sonora ed è Free Bird, di una band che io ho ascoltato diverse volte e che non saprò mai pronunciare. Te la lascio scritta qua in sovraimpressione così evito brutte figure, comunque ti assicuro che li conoscerai se ci pensi un attimo perché sono gli autori di Sweet Home Alabama. Hai presente? Una di quelle canzoni che ascolti tirando giù il finestrino in macchina con l'aria che ti scompiglia i capelli, ecco, è una canzone veramente molto molto nota, quindi direi che non spenderò altre parole riguardo. Free Bird, come dicevo, forse è la migliore della colonna sonora di Kingsman. Cos'altro dire? Non ho ancora letto il fumetto e non penso che lo leggerò perché il film mi ha abbastanza soddisfatta, quindi non penso andrò a leggere anche quello. Ti succede mai? Ci sono volte in cui io guardo tutte le trasposizioni possibili, quindi leggo il fumetto, se c'era il libro, poi guardo il film, se ne fanno un telefilm guardo anche quello. Però sinceramente ultimamente le trasposizioni sono così tali e tante, ecco, che mi sembra di perdere un po' di tempo alla fine. Comunque la storia è sempre la stessa. Non so. Tu cosa ne pensi? A me sembra che siano un po' troppe queste trasposizioni ultimamente, quindi magari mi concentro su uno solo dei media possibili, ecco, e quello mi soddisfa. In questo caso, mi metti Colin Firth come protagonista, io non ho quasi neanche bisogno di leggere il fumetto, ecco, per sapere che questa storia mi piace. Detto questo, io avevo come al solito un sacco di appunti, ma penso di aver detto tutto quello che volevo dire. La trama, gli interpreti e la regia di Matthew Vaughn, che forse non avevo ancora detto, mi hanno molto soddisfatta e sono stati in linea con le mie aspettative. Quindi, nei film che aspettavo di più, questo mi è soddisfatta, te ne posso dire bene, ecco, eventualmente ti consiglio di andarlo a vedere al cinema, non ti aspettare il film della vita, è un film d'azione anche piuttosto ironico, ma per capirsi su IMDb gli ho dato un bel 7, cioè voglio dire in questo genere è assolutamente godibile e divertente da vedere. Con questo io per il momento ti saluto, ti ringrazio di aver visto questo video finora, abbiamo parlato ancora una volta di un film, vedremo di cosa si parlerà la prossima volta e a un prossimo video.